Nel precedente episodio, vediamo chi è che arriva. Eccolo qua, ma! E poi puoi iniziare a fare un pochettino di cosine come il tonico, Small Healing Tonic. Ti manca ovviamente il laboratorio, quindi finché non mi fai il laboratorio facciamo poche cose. E questo, e qua scendiamo. Ora aspetto che loro aprono qui e poi facciamo la solita scalinatina. Che va giù. Bentornati, bentrovati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Sono Vessor e siamo di nuovo su StoneEarth. Allora, sono andato un pochino avanti mentre era finito il precedente video. Così che ho dato una sistematina, ho aggiunto strade, ho cercato di abbellire un po' in giro quello, insomma, che riuscivo a fare. Questa non mi ricordo se l'avevo aggiunto anche nel precedente video o l'ho fatta a parte io. Comunque, partiamo da qua e rivediamo meglio tutto. Allora, qui sono tre campi, troppi, per un solo agricoltore. Secondo me, magari mi sbaglio, però secondo me sono tanti. Qui ho aggiunto il crop, come vedete, green corn, anzi, scusate, green corn. Però non so, mi servirà un altro agricoltore sicuramente. Poi qui ho finito di abbellire il, come lo possiamo chiamare? Il giardinetto. Finito il muretto e tutto il resto. Arriva un mercante, ma non ha niente di interessante. Ha un po' di legno che potrei comprare. Ecco fatto. Il legno mi serve tantissimo. Infatti l'ho quasi finito anche perché tutte le notti mi accende il fuoco. E mi metto un pochettino in difficoltà. Vendiamo le porte. Ah, devo finire di abbellire un pochino. Poi vi faccio vedere anche dentro come ho iniziato ad abbellire. Poi, vabbè, qui l'avete visto. Qua non ho fatto molto altro. Vedo che sono pronte, è pronto il cibo. Più che altro che da raccogliere perché mi servirà per far entrare un'altra persona. E qui c'è questo qui con la stradina. Il Mason con la strada. Poi, professioni. Siamo a posto. Devo aggiungere o il fabbro o il cuoco. Per ora le statistiche che abbiamo qua non è che c'è qualcuno che eccelle in entrambe. Poi vedremo un pochino magari il prossimo che entra. Vi faccio vedere, ecco tanto il tempo, come ho iniziato a sistemare dentro. Allora, torce o meglio lanterne un po' ovunque per iniziare a creare anche un po' di luce durante la notte. Più che altro sia per alzare il valore del villaggio, sia per così, grafica. Qua ho iniziato ad abbellire, ad aggiungere qualcosina. Tra l'altro ne posso aggiungere altre e lo farò. Poi scendiamo di piano. Si va al piano di sotto. Diego, trapper livello 6. Hai raggiunto il limite. Questo tra l'altro non è implementato, non c'era nemmeno prima. Deadliest Catch. Ganzo. Figa sta stabilità, non la conoscevo. Comunque, qua ho fatto questo. Qui potrei addirittura fare una porta e farlo uscire di qua, ma vabbè. Poi si scende ancora più giù. Ho fatto che nel precedente video non c'era e la stanno completando. Quest'altra zona. Un'altra zona qui e mi sono espanso in questa direzione. Tra l'altro qui ho trovato anche abbastanza. Mi sembra cos'era? Tin? Perché non me la selezioni, maledetto? Me lo selezionavi l'altra volta, vabbè. Allora, che possiamo fare qua? Vediamo un po', eh. Ok, allora, qui manca ancora tutta questa zona a destra e a sinistra. Potrei o fare un corridoio. Mi preparo per un eventuale corridoio. Può servire da qui, no, ma secondo me non serve a niente. Ci espandiamo ancora in questa direzione. E facciamo alcune stanzette a questo punto. Delle stanze. Un pochino più piccole, così, così, che possono sempre servire. Qua un'altra, potrei fare un corridoio che va così. Insomma, più che altro lo faccio per, ecco fatto, creare sempre più ramificazioni. Ok, diciamo che per un bel po' qui hanno il loro da fare. Torniamo su e abbelliamo un pochettino mentre aspettiamo che venga il giorno e vediamo se si aggiunge una persona. Cos'è qui? Ah, sono i soldati, mi sono un attimo spaventato. Cosa ho fatto per abbellire? Allora, queste due mi servono per un trader che deve arrivare. Questi qui no. Allora, vediamo un po' dove possiamo metterli.
Possiamo abbellire ancora un po' qua. Possiamo abbellire anche qui. Perché no? Ecco fatto. Abbiamo tre sedie ancora da mettere e sei muretti. Oh, questi muretti. Allora, o chiudo qui. Però qui mi sa non me la fa mettere, vero? Sì che me lo fai mettere. Me lo fai mettere un po' a modo tuo, ma me lo fai mettere. Vediamo un po', eh. Ecco, così. Dovrei spostare però. Aspettate. Aspettate. Allora, tu spostati un pochino più qua. No, qui! Perché a me succedono queste cose? Questo va qui. Ora sto a fare un casino tremendo. Ora ammirerete il casino che sto per fare. Questo lo spostiamo, lo mettiamo qua. Ok. E poi vediamo un po'. Poi, prossime casine. Ah sì, volevo aspettare che magari facevo il fabbro oppure sceglievo la prossima professione. Diamo lavoro qua perché se l'ha finito non mi passa di livello. Oh no, qui ce n'ha, vai. Ce n'è di lavoro. Ok, qua non c'è da dirgli niente. Potrei fare un'altra arma. Falla, va. Dagli anche la precedenza. E è arrivato il giorno che tanto stavamo aspettando. Vediamo se riesco a far entrare una prossima persona. Questi ancora non me la spostate perché ora ovviamente loro sono occupati nel piano terra, o meglio nel piano meno 2, scusatemi, a fare i buchi. Loro si divertono un po' così. Qui potrei anche abbellire un po' l'entrata. Oh, daily update. Ci siamo anche abbondantemente. E vai, diamo il benvenuto a codesto personaggio che si chiamerà. Oh, un crafter. Capiti a fagiolo. E tu sei Mick. E Mick sarà il prossimo fabbro. Là, mentre tanto arriva un trader. Allora, tre decorativi tipo. Ti incambio di un giant. Questa è un'arma sgravissima. Accetto subito i tre decorativi teapot che procederò a fare. Vanno molto di moda ultimamente questi qui. Allora, ne faccio altri tre. Là, problema risolto. Oh, abbiamo il fabbro. Allora, vediamo un pochettino se mi ha sbloccato la casa del fabbro. Ci ho preso gusto a farmi sbloccare le cose. The Forge. Eh sì, e lui me l'aggiunge di volta in volta. Ok, allora, carissima sta cosa, crea un po' meno creatività, ma non mi dispiace. Allora, dato che qui c'è il Mason, io il fabbro lo farei all'incirca a quest'altezza. Così lo spostiamo un pochino più qua. Però aspettate, fatemelo girare. Ecco, magari è questo il. Dove ce l'ha la porta? L'entrata. Se lo facciamo così. Non so qual è. Se è meglio questo forse, sapete? Però mi va in lunghezza così. Com'è dentro? Non me la fa vedere, maledizione. Allora, qui è chiuso. Qui è aperto. Intanto qui ci sono passaggi di livello. Forse è questa la direzione corretta, sapete? Sto cercando di capirlo. Quello fa parte. Vabbè, lo possiamo mettere qui così. Vediamo un po'. Se no lo rimuovo, eh. Allora, qui girano. Come si entra? Le scale si entra da. Non capisco da dove si entra dalle scale. Ah, da dove si entra per quelle scale? Da lì? C'è un corridoietto lì? Ma guardate che tocca fa per vivere. Ma dove sono finito? Ah, eccomi qua. Oh, sì, si passa da lì. Ok, quindi ha senso. Va bene così. Basta. Build, yes. Zoomiamo in fuori. Ok. Allora, sono successe mille cose mentre non c'ero. Il trader è tornato. Grazie che mi avevi dato un'altra breastplate. Esatto, ce n'ho mille. Una la venderò. Ok, questa è fatta. E ora vediamo come procedono a costruirmi la casa del fabbro. Così abbiamo anche la nostra bella officina. Ora
Ok, sta procedendo bene la mia idea. Qua nel mezzo, tra l'altro, potrei farci una costruzione residenziale, ma per ora facciamogli costruire questo. Allora, che altro possiamo fare? Possiamo. Questi non me l'ha più spostati, scusatemi, eh. Sì, me l'ha spostati, allora era messo giusto. Me l'ha spostati. Quindi abbelliamo un pochettino. Ok. Dove me lo metti? Giriamo. Ok. Più che altro per aggiungere con il solito discorso del se ci riesco, ecco fatto. Dell'abbellire è niente, qui non mi entra. Però potrei pur sempre farlo girare così. Ok, e fermarmi qua. Questo l'hanno già costruito. Oh, arriva il nostro amico Goblin che mi chiede 5. Allora. Natural Order. Allora, che facciamo? Accettiamo. Per ora posso accettare. Non mi hai chiesto grandi cose. Li abbiamo soddisfatti. Ok, per adesso accetto che loro vengano a prendermi queste cose. Diciamo il tributo. Poi vediamo se il prossimo sarà un tributo così. Se mi prendevano le pietre era meglio, ma oh, pazienza. Tanto ormai qua sotto scavo quanto mi pare e piace, quindi non è più un problema. Insomma, sono risorse che avevo. Maledetti goblin. Già vengono a dar noia, quindi a breve potrei ricevere un loro attacco appena rifiuterò questa offerta. Vedremo, vedremo. Questo è pronto. Ripe corn, sì. Hit me. Hit me è il commento sotto. Magari qui lo leggete perché è scritto in piccolo. Però c'è scritto mangiami, mangiami. Oh, attenzione, passa un nuovo giorno, potrei addirittura far entrare una nuova persona. Se basta il cibo. Qui poi faremo una strada che fa così. E sì, qui c'è posto per una bella casupoletta. Sta avvenendo una cosa carina. Qui potrei anche scavare e togliermi questo bloccone enorme. Ci vorrebbe, penso, una vita, ma ce la posso fare. Vediamo un pochino come procede la giornata. Se riusciamo ad aggiungere una nuova persona o no. Sì, sì e sì. Benvenuto. Benvenuto. È un altro crafter, attenzione. Leonardo Gambelli. Benvenuto Leonardo. E questi me li ero persi. Ce li mandiamo subito addosso. Tanto non ho grossi attacchi per il momento. Andate. È un po' rischioso, ma ci provo. Vediamo i nostri guerrieri come ci danno dentro. Tanto sono contento di che mi è arrivato un altro crafter perché ne ho bisogno. Qui ci sono delle risorse. Così. Sono rimasti a guardarmi e parte il combattimento. Bravissimi che resistete, anche perché ora avete abbastanza armature e tutto il resto, più le cure di un herbalist. Cavolo, il villaggio inizia a prendere forma e inizia a difendermi abbastanza bene. Ma quello che temo è appena non potrò più soddisfare i goblin. Quella è l'unica cosa che mi preoccupa un pochino. Ecco il trader. Sei? No, non mi interessa o mi interessa? Attenzione, qui c'è un po' un dilemma. 5 red clay window frame si può fare. Facciamolo. 5 red clay window frame. Allora. Red clay window frame. Eccoli qua. 5. Ok, messi a fare. Poi è apparsa una scritta che non ho letto. Sì, questa già lo so che l'abbiamo soddisfatti. Ah, il trader che è tornato. Ok. E darmi una nuova mega super arma. Eccola qui. Questa è sgrava. Vuole un livello 4 footman per poterla utilizzare. Ok, ci vorrà un po'. Perché nessuno dei due mi pare sia un guerriero di livello 4. Livello 3 e livello 2. Eh sì. C'è ancora un pochino prima che possano indossare quell'arma lì. Portatela quindi dentro. E stop. Poi, diamo un'occhiatina al magazzino. Perché qua lo sto riempiendo tantissimo. 15,64. No, vabbè, queste due sono ancora vuote.
Avevo aggiunto anche queste, non mi ricordo se ve le avevo fatte vedere. Ok, qua ci siamo. Togliamo questo. Tanto non ho suonato alla porta, ma io sono ribelle, non vado. Allora, qui potrei trasportare questi qui. Facciamo un po' di pulizia mentre attendiamo. Questo lo giriamo e va qua. Hanno suonato. Hanno suonato alla porta. Sto fanpio, quasi finito. Un invader. Ah, mira, sono bloccati qui. Non possono raggiungermi. Ok, quindi me ne frega altamente. E li lasciamo lì, dopo un po' spariranno. Tanto porto qua un altro po' di cibo. Praticamente, poi dovrò cambiarlo comunque questo campo, perché lì ovviamente non, dai, non ci dice niente. Vedrò di metterlo altrove. Ora giusto per la comodità di averlo qua vicino, ma poi penso lo metterò qua dove c'è tutta questa zona. Oh, questo me l'ha finito di completare, bene. Allora, io direi, a questo punto ci fermiamo qua e riparto, sfumo giusto per il finale e facciamo vedere la costruzione finita, che secondo me si è bloccata perché c'è questo. Quindi io vado a toglierlo in questo modo. È notte e finalmente la costruzione è finita. Eccola qua. Ora manca sì qualche abbellimento in giro, ma il grosso è fatto. Allora, finalmente possiamo mettere a lavoro il nostro MIG a creare qualcosina. Per ora giusto barre, quindi coppe. Cacchio, vogliono il legno già. Mi serve il legno. Urge tantissimo il legno. L'anvil la dovrà fare poi lui. E per farlo mi serve un metalingot. Per arrivare, metalingot. E niente, facciamo. Boh, non so. Casino, che ora consumo le legne. Mi serve assolutamente un nuovo farmer di livello. Di livello 5. Vediamo un po' che livello è arrivato. Giuberto è a livello 3. Perché a livello 5 posso piantare gli alberi. Oh, rieccolo. Ora che vuole? Racompelt, Mound of Clay, Unfired Clay Vase. E accettiamo, continuiamo ad accettare. 8 Unfired Clay Vase. Ok, quindi Unfired. Questi qui. Altri 7. Maledetti, maledetti. Va bene, e con quest'ultimo tributo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!